Allora, intanto grazie per tutte e per tutti di essere qui. È stato veramente un'avventura riuscire a fare questa registrazione perché, appunto, breve racconto, avevamo messo con grande fiducia un link, si tratta della presentazione di una rivista, certo il tema può essere anche controverso, ma insomma, Marea si è dedicata a tante cose e non poteva evitare di dedicarsi anche alla riflessione a 20 anni dal G8 di Genova, che poi per noi significa anche a 10 anni, ma lo diremo dopo. E siamo stati hackerati, che è una cosa che fa molto glamour, ma che è una vera rottura di scatole, perché poi bisogna rifare il link, ridirlo alla gente, insomma, veramente non è bello. Detto questo, visto che abbiamo anche un po' di ritardo, io direi che presento le presenti e i presenti. Per adesso ci sono Laura Cima, che è in questo numero in particolare, poi non ha scritto moltissimo, ma è una delle colonne portanti della rivista da sempre. Rosangela Pesenti, che con momenti in cui invece non c'è stata, ha partecipato moltissimo a iniziative, non solo per la rivista, ma anche iniziative di Marea, che ricordo ha un sito che si chiama mareaonline.it, e poi delle new entry straordinarie, prima di tutto perché si tratta di uomini giovani e di uomini che hanno provato con grande intelligenza e curiosità e anche una bella dose di creatività a raccontare, farsi raccontare, quindi rivivere il G8 con una prospettiva, diciamo, leggera in apparenza. Back to the G8 è il loro logo, è il tema che hanno scelto, anche un tema cinematografico, perché la grafica e l'ispirazione è stata quella di, appunto, Back to the Future, un film che peraltro molto molto interessante e di fantascienza, ma anche lì non quella di Lamerotanti, Polli Ruspanti e le astronavi, ma qualcosa che voleva raccontare anche il passaggio del tempo, il senso della relazione tra il tempo e la storia individuale collettiva. E passerei subito la parola, appunto, a loro per primi, intanto perché sono due, perché sono una famiglia, perché sono fratelli, perché hanno giocato anche nella loro dimensione relazionale ad attrarre in maniera curiosa le persone più giovani su questo tema, dicendo: io sono più giovane, mio fratello si sta occupando del G8, ma io non ne so nulla e allora chiedo a lui di raccontarmi qualcosa. Questa è stata la chiave, l'escamotaggio attraverso la quale poi loro hanno intervistato veramente tantissime persone che invece quella vicenda l'hanno vissuta. Si sono fatti anche dare delle belle bacchettate sulle mani per aver trattato il tema più o meno in maniera, a seconda delle persone con cui parlavano, giusta o approfondita. Si sono messi in ascolto, che non è poco né per l'età né per il loro sesso. E quindi, ciao Paolo e Davide, raccontateci com'è nata questa vostra curiosità e che cosa avete scritto per Marea e come l'avete scritta, perché avete anche deciso di usare un registro, particolare. Ciao a tutti e a tutte soprattutto. Davide, tu se vuoi farti vedere, così io parlo, ma almeno non mi sento troppo solo. In realtà è iniziato tutto un po' per caso, nel senso che io ho scritto questo romanzo, io di solito scrivo per passione, ho fatto leggere a Davide, Davide ha iniziato a dire, ma qua ci sono delle cose che io non, boh, non mi tornano, non conosco, e quindi ha iniziato a farmi delle domande. E ci siamo detti, ma magari questa roba qua può interessare anche a qualcun altro. E quindi abbiamo iniziato a riprendere queste chiacchierate. Poi, dopo non tantissimo tempo, ci siamo resi conto che aveva senso forse coinvolgere anche qualcun altro per far diventare il racconto un qualcosa che avesse senso. E così siamo andati a caccia un po' di testimoni di chi aveva scritto, chi aveva partecipato. Ed è stato veramente un percorso molto, molto bello e arricchente anche dal punto di vista umano. E abbiamo appunto sentito un po' di testimoni, abbiamo anche intervistato un po' di gente che
comunque continua a lavorare sulla memoria di Genova in maniera diversa, attraverso il teatro, attraverso documentari, attraverso altri podcast. E niente, per Marea abbiamo raccontato questa cosa anche qua, tentando un registro un po' divertente, un po' accattivante del dialogo tra me e Davide, e provando così a raccontare questa cosa che è stata un po' intima e un po' anche per tutti quelli che ci sono voluti entrare. E nella traduzione femminista dell'intimo c'è una frase famosa che è il personale politico. Quindi voi avete in qualche modo realizzato nella vostra chiave un tentativo di lettura di un fatto storico grande, partendo però da voi, no? Altro mantra un po' del femminismo, il partire da sé. Volevo sentire l'altro fratello, volevo sentire Davide, che lo vediamo un po' mascherato, ma mi faceva piacere sentire anche la sua voce, perché è lui che appare in primis nel vostro podcast e nel vostro video, perché dice: ciao, io sono Davide e mio fratello sta scrivendo un libro sul G8, ma io, che ho molto meno di 30 anni, non ne so nulla. Quindi Davide, ti darei la parola, se te la vuoi prendere. Mi sentite? Ok, sarò telegrafico perché Trenord è un po' problematica, quindi sono ancora bloccato sul treno. Niente, l'unica cosa che mi sembra... Scusate i rumori. L'unica cosa che credo di aggiungere è semplicemente che è stata un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, e che secondo me è giusto che una persona alla mia età, sono un ventenne, possa avere questa occasione, e grazie a mio fratello che comunque si è interessato, anch'io sono potuto entrare in questo mondo e che lo ringrazio. Poi credo di non poter parlare di più perché il treno sta iniziando a fare strani rumori, quindi mi fermo qua. Grazie comunque, perché è interessante in questo caso che in questa discussione e in questo numero siano intervenuti anche degli uomini e nel vostro caso due fratelli, no? Che si rimandano in questa relazione di distanza di età anche un compito che poi è il compito storico della trasmissione. E su questo io chiederei a Rosangela Pesenti, che è una storica, è un'insegnante, quindi chi meglio di lei può illustrarci il doppio binario della trasmissione della testimonianza e della memoria storica, essendo stata anche una protagonista sicuramente dentro a più vicende, a quella del G8, a quella poi del decennale, a molte delle iniziative che noi abbiamo fatto, nonché anche in questo numero con una riflessione che dal personale poi diventa politica. L'audio, Rosangela, apri. Scusate, grazie a tutte e a tutti, anche per questa occasione, perché intanto la distanza del tempo ci invita a ripensare che cosa è memorabile, che cosa diventa memorabile per noi. La memorabilità non è qualcosa di data in natura, e la memoria è sempre qualcosa di molto personale, per cui il travaso dalla memoria personale a una memoria collettiva, alla storia, è un percorso in cui ci devono essere, come dire, degli step in cui troviamo anche i criteri per raccontarci. Intanto parto da quella che è stata per me la memoria del G8, che è legata così parte alla mia esperienza personale. Io ascoltavo tutte le informazioni di Punto G, soprattutto dalle telefonate di Monica e di ho conosciuto proprio meglio in quella circostanza, e di Lidia Menapace, che mi teneva al corrente. E ricordo la tragedia del venerdì, insomma, c'era tutta questa cosa, non bisogna andare il sabato. Di questa invece manifestazione del sabato, di cui tutti ricordano ovviamente la violenza,
Però ricordo soprattutto che ero andata con un'amica, una donna più grande di me, che si era poi fermata, una donna cattolica, che si era fermata a pregare nella chiesa di Boccadasse. E la voglio ricordare perché si chiamava Anna Piatti ed è stata la prima volontaria italiana laica in Africa, nella Repubblica Centroafricana, cioè il paese più povero del mondo, e c'è stata 35 anni in questa Repubblica. E lei era venuta con me, una donna molto, molto allegra, molto sempre pronta a vedere il lato ironico delle cose, il lato divertente. Ci aveva raccontato le sue avventure in questa Repubblica Centroafricana, sempre con un tono di risata. Bene. Lei si è fermata a pregare e non ci siamo più riviste perché io non sono più tornata, non sono più riuscita a tornare al punto di partenza e lei non è tornata con il nostro pullman, insomma, in quel marasma. Il mattino dopo lei mi ha telefonato e mi ha detto: "Guarda, voglio dirti una cosa che tu poi te la ricordi e quindi la voglio ricordare a voi". E dice: "A me è capitato di essere rapita dai guerriglieri appunto in questa Repubblica Centroafricana. Lei fu rapita, fu una cosa anche non proprio, perché di solito i guerriglieri ammazzavano poi le persone. E lei non era un personaggio importante, era una animatrice sociale e infermiera lì in questa missione". Dice: "Mi è capitato questo". E poi lei è una dei 300 che ha fatto la marcia di Bukavu, la marcia che ha attraversato la guerra sul confine congolese. Insomma, ha fatto delle cose molto pericolose. E lei mi ha detto: "Ecco, ricordati che io non ho mai avuto paura in vita mia, come quando mi sono trovata fuori dalla chiesa di Boccadasse e ho visto picchiare tutti quei ragazzi e io ho dovuto rifugiarmi e stare nascosta sotto un cespuglio". Te lo voglio ricordare perché spesso della memoria si raccolgono le memorie di chi scrive, chi riesce ad avere accesso a una memorabilità. E invece le interviste che loro due hanno fatto mi sembrano una forma di memoria oggi molto più, come dire, democratica, orizzontale e molto più simile a quello che eravamo noi allora. C'era questa orizzontalità. Credo si sia fatto di tutto per impedire la trasmissione dei contenuti di quel nostro modo di essere no global, che era in realtà noi donne appunto eravamo punto G, ironiche e con molte proposte. Cioè le proposte delle donne erano le proposte dell'ecofemminismo, le proposte dell'ecologia, del cambiamento, le proposte della centralità del lavoro della riproduzione umana rispetto alla produzione, quindi la centralità della pace rispetto alla guerra, erano molte le centralità. Io credo che lì non è stata soltanto la sconfitta del movimento, ma è stata una forte tentativo di fermare le donne italiane. Di solito si fa sempre una lettura della storia in cui c'è la lettura generale neutra, che è poi quella appunto che alla fine diventa maschile, come se le donne fossero una minoranza appiccicata lì. Insomma, noi donne sembriamo una minoranza. Io invece sono convinta che se guardiamo la lunga durata di alcuni processi, cominciati prima del G8 di Genova, continuati nel 2011, perché il 2011 per il decennale del G8 fu importante, ma io leggo una serie di processi volti non solo a cancellare l'azione di lotta delle donne, ma soprattutto la memoria storica delle lotte e delle conquiste, cioè dei passi avanti, delle cose che pensavamo depositate. Ecco, credo che il G8 di Genova si inserisce in una durata che chiude i 35 anni di conquiste delle donne italiane, cioè le donne italiane hanno
cambiato il volto di questo paese fra il 1945, diciamo il 1996, per dire, quando la violenza sessuale viene riconosciuta come reato contro la persona. In quegli anni le donne italiane cambiano il volto e costruiscono la democrazia italiana, e da lì comincia questa cosa. Il G8 di Genova, anche questo viene colpito, e questo verrà oscurato. Poi questo l'ha scritto anche Monica molto bene, cioè che come il movimento anche in qualche modo si è auto-oscurato nel cedere, nel traccheggiare su alcune questioni, soprattutto quella della violenza. Cioè la questione della violenza o dell'uso non violento di una pianificazione politica che ci porti oltre, questo io credo sia ancora il tema oggi, e oggi più che mai, perché è venuta alla luce quella che chiamavamo già allora la guerra al pianeta instaurata dal capitalismo. E credo che ecco, in filigrana, far tornare indietro le donne in un paese significa poter far tornare indietro tutta la democrazia. Questo credo sia il nodo che si è giocato, non visto anche dai movimenti. Noi credo che l'abbiamo visto benissimo, noi di Punto G, ma non il resto del movimento, e che è proseguita questa azione. Senz'altro, Rosangela, e tiri la volata alle altre due nostre ospiti, che poi in realtà Laura Cima non è un ospite, l'abbiamo detto, è una parte integrante di Marea, ma è arrivata Nadia Gambilongo. Nadia, scusaci, ma è stata rocambolesca, perché hanno hackerato il primo link, quindi insomma sei riuscita però a entrare, e ti darei la parola subito, perché in questo numero di Marea tu racconti un intreccio, racconti l'intreccio, al solito il personale politico ricorre, della tua presenza dentro al processo di Punto G e del G8, e poi racconti l'oggi insieme a Laura Cima, sei una delle titolari doc dell'affermazione del logo ecofemminista. Tu sei un ecofemminista da tempo, la tua rivista Mediterranean Media, l'azione che tu nella tua regione, che è la Calabria, fai da decenni, parla del tuo impegno ecofemminista. Ecco, ci racconti in breve qual è stato il tuo apporto dentro la rivista, in modo tale che poi chi ci ascolterà, chi ci vedrà dopo, possa saperlo. Volentieri, Monica. Intanto è un piacere vederti e vedere tutte, anche se in remoto, ma insomma speriamo di poterci presto vedere in presenza invece. Sì, mi ha fatto piacere il tuo invito, perché mi ha riportato in quegli anni, intorno al 2000-2001, che per me sono stati particolarmente felici. Per me, ma anche diciamo per l'azione politica che abbiamo messo in campo in quegli anni, che è stata veramente significativa. Quindi con un po' di nostalgia ho ripercorso quel periodo, quel momento, e insomma è stato insomma comunque bello per me ritornarci. Era un momento particolare perché ero incinta, ero al sesto-settimo mese di gravidanza, aspettavo mia figlia Gaia. Dopo qualche anno di attesa ho deciso di diventare madre, insomma, alla tenera età di 38 anni, però poi Gaia si è fatta attendere, quindi insomma era un momento particolare. E stavo particolarmente bene, per cui mi stavo preparando per partire per Genova, con l'idea appunto di rincontrare Monica e tutte le altre amiche, insomma, che ovviamente mi faceva piacere rivedere poi in quel contesto particolare. Quindi mi stavo organizzando, ogni giorno seguivo la mail list, le varie mail list che man mano si infittivano. E però era il periodo quello in cui, tra l'altro, diciamo, utilizzare la rete internet, la posta elettronica era diventata una cosa comune, diffusa.
mentre fino agli anni 90, insomma, la posta elettronica l'avevano soltanto nell'ambito universitario, ricercatori, eccetera. E quindi era il primo momento in cui noi riuscivamo a organizzare un evento così importante attraverso la rete, attraverso internet. Quindi ricordo anche questo particolare. E però man mano che passavano i giorni, quindi i preparativi fervevano, arrivavano messaggi sempre più allarmanti, sempre diciamo in numero maggiore e sempre più preoccupanti. Tra l'altro incominciava anche sulla stampa a passare questo messaggio del pericolo del black bloc, si incominciava a parlare di questa possibilità che l'evento potesse diventare un'occasione per attacchi da parte dei Black Bloc. E quindi da una parte le email, da una parte la stampa, i media che ne parlavano, insomma, l'ansia aumentava, per cui poi a un certo punto ho deciso di non partire, di seguire a distanza l'evento, insomma, mi ricordo, mi spiacque moltissimo, però insomma, non potevo rischiare al settimo mese di gravidanza che accadesse qualcosa di grave, insomma. E niente, quindi decisi di non partire e poi nei giorni subito dopo incominciarono ad arrivare le notizie delle violenze, di quello che sappiamo che poi è accaduto, che ha segnato insomma uno spartiacque, perché io ricordo il controvertice di Napoli. Che avvenne, ora non ricordo esattamente gli anni, ma credo che fosse intorno al 95-96, fu un evento tranquillo dove il controvertice si sviluppò in tutte le sue ramificazioni con seminari, workshop, insomma fu una festa, a Napoli, e non ci furono né disordini né violenza. Quindi io immaginavo quello di Genova ancora più grande, ancora più potente, perché c'erano gli arrivi che venivano anche dal nord Europa, che invece a Napoli, diciamo, furono incontri occasionali, ci furono più rappresentanti statunitensi, eccetera, però il nord Europa non era così ben rappresentato. E quindi poi, insomma, accadde quello che sappiamo, e poi ci siamo viste 10 anni dopo a Genova, e quella volta sono venuta poi con Gaia, che ormai aveva 10 anni. E fu un'occasione quella molto bella per rivedersi. Ricordo l'incontro con Lidia Menapace, che incontrai nella toilette della sala della conferenza, e non vedevo da tanto tempo. E lei mi venne incontro, e ciao Nadia! Cioè, dico, magari neanche mi. Come ha fatto a riconoscermi? Perché non ci vedevamo. Lei era stata a Cosenza, credo nell'89, 88, quindi cioè, molti anni prima, ci siamo riviste nel 2010, quindi. E invece lei è sempre molto presente a se stessa e agli altri. Fu un Più di incontro noi talvolta, più di noi molto più nonostante. di noi, molto, molto più di noi. Io sempre un po', come dire, rimbambita, mi muovo. Invece lei, insomma, persona straordinaria, una donna Nadia, straordinaria. tu concludi il tuo articolo per Marea, questo lo voglio dire perché non è che tutti magari l'hanno letta né la leggeranno, ma ti volevo chiedere conto, proprio per chiudere il cerchio dell'ecofemminismo, dei 20 anni, poi dei 10, tu accenni a un ginkgo biloba. Perché in un testo sul G8 parli di un ginkgo biloba? Eh sì, perché in questi anni, diciamo, a partire dal 2010, veramente dal 2011, oltre a Mediterranean Media, che era la casa editrice, l'associazione internazionale di donne che aveva poi pubblicato la rivista Mediterranean Review, cioè, quindi tutto questo lavoro sui saperi delle donne di Mediterranean Media nasce nel 2011, nascono i Giardini di Eva, che è un'associazione di volontariato che pianta alberi, si prende cura di spazi degradati nell'area urbana del Cosentino, li ripulisce e poi sistema panchine, alberi, eccetera.
E quindi c'è questo passaggio dalle teorie, no? Per costruire pratiche. Con i giardini di Eva avviene esattamente il contrario: dalla pratica politica della trasformazione del fas istituzione sul territorio, costruire teorie, no? Quindi è proprio, abbiamo completamente ribaltato il paradigma. Con un successo enorme, non più internazionale come Mediterranean Media, che era stata la conferenza mondiale di Pechino, eccetera, ma attraverso un'azione molto locale. Noi avevamo lavorato meno, diciamo, nel contesto territoriale nostro, invece facciamo proprio nasce un comitato di quartiere che trasforma, rigira come un calzino il quartiere, che era un quartiere dormitorio, periferico, dove, diciamo, ho vissuto anche in maniera non proprio felicissimi i primi anni di vita di mia figlia, perché era un posto lontano dal centro, con pochi servizi, eccetera. E proprio da questo disagio che ho vissuto in quegli anni, dopo la gravidanza, è nata l'idea di lavorare sul nome di questo quartiere, che si chiama Viale dei Giardini, dove giardini non ce n'erano. Pur essendo una zona molto verde, perché è una sorta di isola nel verde, che è tagliata dalla superstrada e dall'autostrada, quindi dentro ci sono, c'è un fiume, tanti alberi, eccetera. Abbiamo incominciato a piantare piante, arbusti, alberi, e mettere panchine, appunto, e creare dei punti di incontro nel quartiere. E il prossimo albero che metteremo a dimora è proprio il Ginkgo biloba, che è figlio di questo Ginkgo biloba che fu praticamente quasi distrutto dall'esplosione della bomba di Hiroshima. E però quest'albero, dopo qualche anno, è rifiorito, quindi i primi anni è rimasto, insomma, stava lì, pensavano che fosse morto, però non lo tagliavano perché era vicino praticamente a un tempio, e quindi e con una parte delle sue rami praticamente si era incastrato nella facciata di questo tempio. E invece dopo qualche anno è cominciato a fiorire, e i semi di questo Ginkgo biloba hanno incominciato a girare per il mondo come semi di speranza, di pace, di pacificazione, appunto, tra natura, esseri umani, esseri viventi. Per cui penso che la prossima primavera metteremo a dimora questo Ginkgo biloba, che per il momento sta crescendo sul terrazzo dei giardini di Eva. È una bellissima storia, e secondo me anche un paradigma, no? Dunque, tu parli del G8, siamo partiti da lì, dove si racconta solitamente solo la violenza. Abbiamo tentato di fare un numero, poi personalmente ho tentato, insomma, di restituire la storia di cui parlava anche Rosangela, delle proposte, dei sogni, ma anche delle pratiche. Poi arrivi tu con il Ginkgo biloba, che viene addirittura da Hiroshima. Quindi in questo circuito che unisce tante cose che potrebbero essere divisissime e lontanissime, invece ne stiamo parlando. Volevo chiedere una battuta a Laura Cima, perché, insomma, lei è la nostra musa ispiratrice rispetto all'ecofemminismo. A me sembra che, no, con il discorso di Nadia, in qualche modo ci si possa ritrovare anche nella speranza che, nonostante la fase tremenda, come nella spada nella roccia, c'è questo sgomento di Semola che dice: tanto sono caduto giù in fondo, non potrò più risalire. Ecco, quando sei invece nel fondo, più in fondo, qualcosa che ti faccia risalire c'è sempre, fosse anche un seme di un Ginkgo biloba, e non è un Ginkgo biloba qualunque, no? Quindi a me pare che questa narrazione circolare ci abbia dato invece energia e speranza, perché delle cose crescono nonostante il cemento. Le Attiva la. cose crescono e anche le nuove generazioni vengono per fortuna avanti, perché
perché sono contentissima di questi due ragazzi. Mi spiace, io non ho ricevuto Marea ancora, quindi non ho letto le loro interviste. Spero, insomma, che si sono in ritardo postale, prima o poi la possa ricevere e leggere questo numero sul G8. E, però, non so, volevo ricordare ad esempio che in questo periodo di piazze così terribili, no, come stiamo vivendo, l'ho scritto proprio stamattina, che angoscia, no, perché... Cioè, ci sono tra l'altro intrecci che tu non capisci più, perché una volta quelli che erano i compagni, per esempio, che avevano organizzato il G8, magari avevano tanti difetti, però quantomeno si riconoscevano in una cultura di tradizione novecentesca. Oggi non è più così, cioè oggi è un disastro, un intreccio terrificante. E scrivevo stamattina appunto che l'unica cosa che mi ha dato coraggio in questo periodo così difficile è proprio stata l'incontro in vista di Glasgow che c'è stato a Milano con rappresentanti di tutto il mondo che sono arrivati e hanno discusso e poi hanno fatto una bellissima manifestazione ordinata con tutte le mascherine, le distanze, cioè con riconoscendo insomma quelli che erano un po' i canoni, no, della sicurezza reciproca, e hanno invaso le strade di Milano, erano più di 5.000 ragazzi giovanissimi, come sapete quando Greta si muove, e questa volta c'era anche la sua sorella africana, bellissima, e insomma questa cosa che parte da due giovani donne, una del nord Europa e l'altra dell'Africa, è piena di gente giovane, di ragazzi, anche tanti ragazzi, è estremamente, come dire, ordinata e pacifica e non violenta, e ha la capacità di costringere questo Presidente del Consiglio così, no, pieno di sussiego, a dialogare con loro e a ripetere la loro formula che hanno usato sempre, che lei ha usato sempre, del bla bla bla, per dire come il potere politico non affronta i problemi di fondo se non con violenza, perché il G8 è stato così. Io mi ricordo che ero appena stata eletta in Parlamento e sapevo benissimo che c'era Fini che a Genova organizzava le forze dell'ordine. E Fini non era proprio, diciamo, un esempio di democrazia con la sua storia. E, mi pare, insomma, che sia una grossa speranza, oltre a quello che ha raccontato Nadia. Io in questo confido, perché francamente la nostra generazione, Monica, tu sei più giovane di me di molto, e Laura anche, Nadia anche lei, però bene o male abbiamo delle radici comuni, no? Abbiamo, come dire, ancora questa storia che ci è sembrata così importante. Io ricordo che ero stata appunto a Porta Alegre all'inizio del movimento No Global e c'era una speranza enorme all'inizio, sembrava che il millennio che si stava inaugurando, il nuovo millennio, ci avrebbe veramente portata fuori dalle secche di tutto quello che noi avevamo passato, dalla lotta armata, dalle stragi di Stato, ancora tutte non, senza giustizia, dalla anche... tentativi, insomma, di distruggere quello che il 68 e il movimento degli anni 70 delle donne avevano messo in campo con tutte queste vicende, e sembrava, insomma, che finalmente ci fosse con questo movimento internazionale un anelito nuovo, no? Vogliamo un altro mondo, è possibile, si diceva. Oggi si dice un altro mondo è necessario, perché se no non ci sarà più un genere umano su questo pianeta.
E si dice che i tempi sono strettissimi, ormai ce ne stiamo accorgendo. Questa volta è stata a Palermo, non so se avete visto, ci sono state delle inondazioni terrificanti a Palermo, ma tutte le volte, no? A seconda di come si sposta le nuvole, i temporali, succedono ormai queste cose. Ci sono state frane di nuovo terrificanti, gente che ha dovuto andarsene via dalle case. Cioè è ormai una situazione molto difficile che o affrontiamo con questi giovani, e sono molto contenta che siano due ragazzi che si sono appassionati per capire che cosa era successo e perché ricordiamoci che poi sono anche successe le Torri Gemelle e poi anche sono successe tutte le guerre dell'Occidente in Oriente, con tutte queste alleanze vergognose, no? Perché non credo che voi abbiate capito e sappiate bene che cosa è successo con la NATO quando è andata ad occupare anche l'Afghanistan dopo le Torri Gemelle, e perché adesso si sia andati via in questo modo vergognoso, lasciando lì una situazione spaventosa come è stata lasciata in Siria, come è stata lasciata in Libia, come è stata lasciata in Somalia, in ogni posto dove l'Occidente neocolonialista è tornato a portare guerra, pensando e raccontando che invece erano missioni di pace e si esportava la democrazia e si salvavano le donne con il burka. Laura, ecco, a maggior ragione ti fermo su questo, perché sì, rispetto alle giovani, alle persone giovani, ci ha raggiunto, l'aveva annunciato con un po' di ritardo, ma sono molto felice che ci sia Elena. Ciao Elena Ghezzi, che per quanto mi riguarda è, finalmente la vedete, la scintilla, per esempio, che ha generato il libro che ho scritto sulla nostra storia nella storia, no? Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo, io lo devo a lei. Elena fa parte di un gruppo di quattro, due donne, due uomini, che hanno messo in piedi, sono state i primi, e subito dopo poi ho conosciuto Back to the G8, che hanno creato un podcast. Mi piace particolarmente questa cosa, perché anche Back to the G8 è audio, ma loro sono solo audio, hanno deciso di usare solo lo strumento della voce, che io amo particolarmente, essendo una nativa della radio come comunicatrice. Grazie Elena intanto per essere qui con noi in questa avventura, perché abbiamo dovuto cambiare link grazie ad un hacker. E quello che io ti volevo chiedere era di raccontare brevemente Dreamers, e già la parola dice moltissimo, e di raccontare che cosa avete scritto per Marea. In buona sostanza, certamente c'è il racconto della vostra esperienza, ma forse anche quell'in più dell'essere diventati e diventate un pezzo della narrazione di questa vicenda ventennale, che ha dentro anche ovviamente la presenza femminista. Apri il microfono. Ok, allora, mi sentite? Perfettamente. Ah, bene. Allora, ciao, buonasera a tutte e a tutti. Sono in una situazione un po', diciamo, di fortuna, perché da un lavoro all'altro, ma ci sono. Sono molto contenta, grazie per l'introduzione, Monica. E allora, passo subito ai contenuti, così se la connessione non dovesse essere funzionale riuscirò a dire il più possibile. Allora, intanto Dreamers è, come diceva Monica benissimo, un podcast. Avvertitemi se non mi sentite bene, perché è possibile, magari il microfono non è perfetto. È un podcast, è un racconto appunto orale, e noi quattro, che poi siamo diventati cinque perché si è aggiunto un altro personaggio fondamentale, che è Maurizio, che è il nostro fonico, che è diventato a tutti gli effetti un autore insieme a noi, perché ovviamente la costruzione del racconto audio, i suoni, come vengono utilizzati, poi generano proprio un effetto fondamentale, no? Monica, che ha lavorato in radio, lo sa bene. E quindi, allora, il nostro progetto nasce proprio un anno fa, un pochino più di un anno fa, quando ci siamo resi conto che il ventennale si sarebbe avvicinato, e quindi che volevamo far parte, volevamo riflettere su questo ventennale. Noi all'epoca eravamo molto giovani, eravamo
giovanissimi, adolescenti o bambini addirittura, e però nella nostra formazione questo evento fondamentale ci aveva poi toccato, in parte perché alcuni di noi sono genovesi di nascita e quindi poi lo hanno vissuto anche proprio geograficamente, in parte perché poi genovesi lo siamo diventati e diventate, o perché comunque nella nostra formazione politica, associativa, questo evento è stato determinante poi dal punto di vista della riflessione di tutto ciò che ha significato. Per cui ci siamo interrogati e interrogati su come, per rispondere diciamo in una volta sola anche un po' a entrambe le sollecitazioni di Monica, come noi avremmo potuto entrare in questa storia. Diciamo che la cosa è andata un po' in contemporanea, cioè nel momento in cui ci siamo messi a studiare, ristudiare, riguardare i materiali, ci siamo resi conto che la cosa che più ci interessava era quella di riappropriarci di questo momento storico, che noi avevamo vissuto diciamo a latere, ma anche se una storia non ti appartiene magari sulla tua pelle, poi lo può diventare, come tante storie che magari ci sono lontane nel tempo o anche geograficamente. Quindi per noi è stato un motivo di attivismo, di attivismo politico, di attivismo di memoria, molto importante. L'idea che ci ha spinto inizialmente, subito, diciamo, che ci ha portato poi a intervistare determinate persone, è stata quella di restituire a quello che è stato il movimento che ha portato poi alle manifestazioni del controvertice lo spazio dei contenuti. Ci siamo era per noi fondamentale che questo racconto, anche per noi, per la nostra formazione, che il nostro racconto contenesse i contenuti, le potenzialità, le proposte, le proposte, e quindi anche i sogni, le proposte di futuro alternativo possibili che il movimento portava fortemente, no? Dalle proposte, delle azioni di punto G a quelle sulle politiche migratorie. Quindi era fondamentale per noi riscoprire anche questo movimento, ed è stato quindi molto, veramente molto arricchente cominciare un ciclo di interviste. L'intervista a persone che hanno partecipato attivamente a quel movimento, che sono stati i protagonisti e le protagoniste di quei giorni. Abbiamo mandato una serie di email e siamo rimasti molto stupiti e stupite della risposta che c'è stata. È stata un'occasione anche per parlarne poi anche con Monica. Ci siamo resi conto che probabilmente questa data, questo ventennale, è stato molto importante perché ha permesso a chi ha vissuto quei giorni di riconfrontarsi forse con uno sguardo nuovo, più distaccato, più meditato, e il dialogo con noi più giovani, parlo di noi del gruppo diciamo Dreamers, del podcast Dreamers, ma anche con gli amici di Back to the G8, è stata un'altra tappa fondamentale, cioè la possibilità di confrontarsi in un dialogo sul presente e sul passato, ma nuovo, con termini nuovi, con racconti nuovi. Ecco, per il nostro podcast, poi termino brevemente, si articola su 10 puntate, le stiamo ancora finendo di realizzare, questa domenica uscirà la settima, e diciamo sono tre i momenti che noi abbiamo su cui noi abbiamo costruito il podcast, cioè una prima parte che riguarda la nascita del movimento, la nascita dei contenuti, le proposte, poi c'è una parte centrale che va a riscoprire proprio le giornate, quindi più su una base di cronaca, insomma. E poi la parte conclusiva, alla quale arriveremo nelle puntate 9 e 10, che è quella, soprattutto la decima, quella del presente, cioè di come questi contenuti portati dal movimento, dai movimenti, si sono trasformati nel tempo, cosa è rimasto, cosa i movimenti di oggi, i giovani e le giovani di oggi, hanno nei loro contenuti che ha dei semi in quel movimento lì. Ecco, e per noi è stato, Ludo, per noi è stato fondamentale, ecco, questa possibilità di confrontarci e di restituire a questa storia, di
di portare questa storia anche attraverso le nostre voci, in un dialogo sul passato e sul presente con una nuova, con un nuovo sguardo. Ecco. Elena, grazie. Noi non ci siamo parlate, ma tu hai anticipato quello che io volevo lanciare come giro conclusivo, prima poi di lasciare la parola a Laura Guidetti per dirci, facendoci vedere se ce l'ha a portata di mano la copertina della rivista, che cosa d'altro c'è dentro la rivista. Perché prima di dar la parola a lei, io volevo a giro a tutte e a tutti voi chiedere esattamente questo, cioè che cosa, grazie anche al lavoro che avete fatto o alle riflessioni messe in moto dalla richiesta di un articolo, voi vi portate, noi come sapete abbiamo il pallino delle parole chiave, no? Cos'è che vi portate come parole chiave, concetti, due, tre, anche uno, da quel ventennale, che per alcuni di noi è stato anche un decennale, oggi qui? Cosa vi portate da quel momento? Se lo doveste sintetizzare con una, due, tre parole, una, due, tre concetti, e quindi come si collega quella storia che è minuscola nell'ambito della, della storia degli esseri umani, ma che non è minuscola, insomma, per chi l'ha vissuta o per voi che l'avete studiata e l'avete sentita raccontare, oggi è qui. Inizierei dall'inizio, cioè comincerei con Paolo e Davide, poi andrei con Rosangela, poi con Nadia, poi con Laura Cima e poi con Elena, e poi farei una chiusa con Laura Guidetti. Allora, provo io a iniziare a mettere lì una parola che ha contraddistinto noi è sicuramente fratellanza. E fratellanza è stata una cosa molto legata a quello che era il movimento in quel momento, con tutte le difficoltà anche del dover condividere una fratellanza. E l'altra parola che mi viene è pluralità, perché quello che ci stiamo portando a casa da questa esperienza è che la realtà è davvero multiforme, ha davvero un sacco di punti di vista, ed è bella per questo. Non so se Davide ci riesce. Mi sembra di non averlo, non lo vedo più, può darsi che sia nelle gallerie. Allora, può essere. Beh, se riesce a ritornare gli diamo la parola. Rosangela. La voce, devi attivare l'audio. Scusate. Avevo letto la storia del ginkgo biloba, che è un albero che mi piace moltissimo, e è bello sentirla riraccontare. Allora, forse mi viene una frase, cioè la memoria è il seme del futuro, e questo seme può essere coltivato solo dalle nuove generazioni. Questo mi sembra la cosa che mi porto da allora. Noi non possiamo trasmettere memoria. La memoria nasce nel momento in cui qualcuno vede il seme e lo coltiva, e quindi interroga chi è venuto prima, insomma. Quindi la memoria come seme del futuro, questa è la cosa che mi resta per questi anni anche. Nadia. Beh, bella questa cosa che dice Rosangela, che ho avuto modo di apprezzare ieri sera in una riunione un po' diversa, un po' più cupa. ma la cura delle relazioni, la cura del mondo, la cura. Laura Cima? Allora, a me dalla storia di Nadia e dal ricordo di questa terribile violenza che è stata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, mi viene la parola radici, perché comunque sia le cose terrificanti che sono passate nel Novecento, sia le speranze che il Novecento ha sollevato, non sono più attuali. E allora l'altra parola è
quali germogli e quale futuro. E qui la parola ai giovani, perché in realtà è caduto, sono cadute le certezze che avevamo nelle nostre generazioni, anche un modello di democrazia molto limitato, perché le donne non c'erano, non hanno fatto il patto del nuovo stato sociale, e però speravano sempre, no? Dall'inizio del Novecento le suffragette, e adesso non si sa. Cioè siamo tutti molto sospesi. Quindi io ripeto, radici, come il Jingo Biloba di Hiroshima, e i germogli che questi semi sparsi in tutto il mondo produrranno, compreso anche il luogo dove abita Nadia. Elena. Eccomi. Allora, io dico tre parole: coralità, slancio, visioni. Efficace, concisa e lapidaria. Laura Guidetti, a te. Il microfono. Non vi faccio vedere io la rivista, ma eccola qua. Dico solo poche cose proprio sulla come ci siamo arrivati a farla a fare questo numero, perché intanto abbiamo deciso di non produrlo per il mese di giugno, ma posticiparlo nel periodo successivo per darci più tempo, perché non era un numero facile, non era un numero che avevamo pensato per tempo, con desiderio. Io ricordo che quando abbiamo fatto Punto G nel 2011, nonostante la fatica, no, del dover decidere ancora una volta di anticipare a un mese prima di tutto il decennale, anche per contrasti con chi quel decennale lo stava ricostruendo, però c'era, come dire, ancora tanta energia, tante cose da dire, e una connessione, come dire, dove non eravamo le reduci, perché una delle parole che più aborrivamo e continuiamo ad aborrire era appunto, no, questa del reducismo. Ma a differenza, come dire, nel 2011, dove abbiamo messo in campo, no, veramente tantissime energie, idee, persone, risorse umane e di tutto e di più, questo numero come dire, era più faticoso, proprio perché probabilmente avevamo ancora in mente una platea che era la platea dei reduci. Aspetta un secondo, perché si è collegato Davide e in questo frame gli chiediamo se riesce anche lui a dare una parola chiave, una, due o tre parole chiave che si porta adesso qui nel suo presente da quei contenuti che ha sentito, che ha respirato nel suo lavoro insieme a suo fratello. Se ce la fai, perché ci mancava la tua voce. Vai con, apri il microfono. Sì, allora dirò soltanto una parola, se i cani me lo permettono. La parola è diversità. Mi allontano, scusatemi, così mi sentite meglio. La parola è diversità, che c'entra con quella di mio fratello, che è fratellanza. Uno, perché nel momento in cui ci siamo messi al lavoro io e mio fratello, abbiamo visto tante differenze fra di noi. Di età, di esperienza, di vissuto, e siamo riusciti a viverle insieme e a far sì che queste diversità facessero qualcosa di bello. E questo anche molto speculare rispetto a quello che è stato il G8, quindi un posto dove c'è stata la fratellanza fra tante diversità che si sono trovate insieme. Credo che sia questa la parola che mi viene più in mente, ecco. Grazie, grazie, grazie. Scusa. Beh,
cerco di farla breve, insomma, quindi dicevo che con questo numero io non avevo pensato da subito invece a una platea che era quella appunto delle più giovani, di chi oggi ha 20 anni o poco più e che invece arrivava con delle domande e una grande voglia di sapere, di conoscere, di confrontarsi. E questa cosa ha aperto effettivamente davvero uno spiraglio rispetto, come dire, a un peso che sennò sembrava un dover fare più che un desiderio di fare. Il numero secondo me vale la pena, è riuscito, non era facile, non era facile appunto pensarlo perché non fosse retorico o banale e penso che ci siamo riuscite. Le mie parole in questo momento sono connessioni e complessità, perché credo che il movimento delle donne in quei momenti ha proprio espresso la capacità di creare connessioni in termini anche orizzontali, ma non solo, e c'era una possibilità effettivamente di convergere, di trovare le cose che ci unificavano per arrivare all'obiettivo, a quello che avevamo intenzione di fare e poi abbiamo fatto. Complessità perché appunto non c'erano slogan che, semplicistici, non c'erano soluzioni banali, c'era molta molta attenzione, ascolto e appunto non c'era quella polarizzazione che invece viviamo adesso e che ci sta distruggendo, insomma, nella banalità dello stare o di qua o di là e non ascoltarsi, non dialogare mai. E pensare che c'è un gruppo, no, che ha chiamato Dreamers il suo progetto, beh, mi dà speranza, perché erano anni che invece questa generazione esprimeva un ormai. Ormai è tardi, ormai è già stato detto tutto, ormai non c'è più niente da fare, invece sono nati dei sogni, no? C'è un germoglio, c'è qualcosa che vede oltre, poi non so quale sarà il mondo nuovo possibile, ma questo germoglio c'è ed è finito l'oramai, quindi è un segno di speranza. Grazie Laura, grazie a tutte e a tutti voi. Io vi rifaccio vedere, per chi guarderà questa registrazione, questa è la nostra copertina che prende lo spunto da alcune immagini del G8 del 2001, ma anche dal nostro G8, cioè del punto G del 2011. Voglio citare solo chi ha collaborato. Allora, noi abbiamo un articolo di Vicky Franzinetti, uno di Nadia Gambilongo, uno di Grazia Francescato, uno di Rosangela Pesenti, di Rossana Piretta, poi abbiamo una medusa che racconta, che abbiamo anche voluto richiamare nella copertina, l'attualità di Processo per stupro, la firma di Silvia Serini, e poi abbiamo tre delfini nella rubrica dedicata alle parole degli uomini: Davide Paolo Valeri, che sono state con noi, Tommaso Olivieri e Jacopo Zannini. Di Tommaso Olivieri voglio dire che a proposito di relazioni, qui ci sono due fratelli, nel suo articolo è un padre che racconta il G8 a una figlia, quindi è davvero piena di famiglie, di relazioni primarie questo numero. Infine abbiamo poi un articolo di Stefania Di Biasi che ci riporta alla centralità della trasmissione nella scuola. Con questo io vi ringrazio davvero tanto, è stato emozionante vedersi e potersi riparlare, nonostante ci sia stato pure un attacco hacker che ci ha impedito di fare una diretta collettiva, ma per fortuna abbiamo registrato. Grazie, diffondete questo numero della rivista, mareaonline.it per chi abbia voglia di dare un'occhiata ai contenuti, e alla prossima, state bene. Ciao. A presto.